Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovissimo video. Allora, oggi voglio dedicare questo video ad un prodotto in particolare che si può utilizzare in diverse pulizie di casa. Sto parlando del borotalco. Già vi mostrai una pulizia con il borotalco, ma ora voglio aggiungerne altre, quindi ripeterò già una di queste pulizie che vi ho mostrato e aggiungerò altre alternative di pulizia che si possono fare con il borotalco. Anch'io non sapevo che avesse tutte queste proprietà, perché il borotalco è maggiormente assorbente, sbiancante e sgrassante, e da solo o unito ad altri ingredienti riesce a fare una pulizia davvero molto efficace. Partiamo con il video. Vi mostro il primo metodo per pulire vetri e specchi con l'utilizzo del borotalco. Andiamo. Una cosa, andiamo a riempire una bacinella di acqua calda. Io l'avevo già precedentemente scaldata, quindi riempiamo per bene la nostra bacinella. Ok, che all'incirca è un litro di acqua. Dopodiché vado a prendere il mio talco profumato o borotalco, qualsiasi avete va bene, e ne vado a mettere un cucchiaio abbondante. Ed eccolo qui, lo vado a girare per bene, a farlo sciogliere nell'acqua tiepida. Una volta che si è sciolto perfettamente, andiamo a prendere il nostro panno spugna per pulire vetri e specchi. Io sto usando tantissimo questi panni che ho preso all'Eurospin di Sistema Casa, mi trovo veramente bene con questa tipologia di panni, anche meglio del microfibra. Allora lo vado ad immergere per bene nell'acqua con il borotalco e adesso ci richiamo subito in camera da letto a pulire i vetri e gli specchi. Vi faccio vedere con una semplice passata, perché andiamo solo a passare acqua e borotalco e questo panno ben strizzato, come toglie impronte, sporco, aloni. Partiamo dagli specchi dell'armadio. Guardate un po', vedete che qui ci sono delle impronte, non so se dal video riuscite a vedere, ma nei pressi delle maniglie ci sono degli impronti e ci sono anche qualche schizzetto, non so dovuto a cosa. Comunque io adesso con una semplice passata andrò a pulire lo specchio in maniera facile e veloce. Allora strizzo bene il mio panno spugna e lo vado a passare su tutto lo specchio. Lasciamo asciugare un minuto, tanto facciamo anche l'altro specchio. Perfetto, faccio asciugare anche questo e vi mostro tra un minuto come sono tornati puliti. E guardate ragazzi come è tornato pulito lo specchio. Non c'è uno schizzetto, non c'è un alone, nei pressi della maniglia si sono tolte tutte le impronte. Anche quest'altro di qua è tornato splendente con una passata, cioè veramente senza fatica
volete e potete pulire tranquillamente gli specchi di casa. Passiamo alla pulizia dei vetri. Faccio questo lato di casa oggi perché di là ci batte ancora il sole in camera da letto e in cucina, quindi faccio la parte dietro. Vado a togliere le tendine, vado a pulire con la mia soluzione di acqua e borotalco, la vado a passare con una semplice passata sui vetri interni ed esterni. Vi faccio vedere come tornano brillanti e lucenti. Qua i vetri sono tornati brillanti e lucenti con una semplice passata. Perfetti! Ragazzi, provate questo metodo, sono sicura che ne rimarrete soddisfatte. Quindi acqua, borotalco, pulite vetri e specchi e con una passata torneranno perfetti e brillanti. Ora abbiamo visto la prima soluzione, che è quella di acqua e borotalco, appunto per pulire vetri e specchi. Adesso passiamo ad un altro abbinamento di ingredienti, sempre con l'utilizzo del borotalco, per pulire tutte le superfici. Andiamo a preparare la nostra soluzione. Eccoci qua, vado a riempire un bicchiere di acqua tiepida e lo vado a mettere nel contenitore. Dovete munirvi di uno spruzzino, quindi vado a versare un bicchiere di acqua nello spruzzino. Ci occorre mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, quindi lo vado ad aprire. Infine vado a prendere il mio borotalco, vado a prepararmi due cucchiai, uno e due, e lo vado a sciogliere in poca acqua, sempre tiepida. Anche in questo caso lo vado a versare nello spruzzino. Ed ecco qua, la nostra soluzione per pulire tutte le superfici è pronta. Quindi chiudo lo spruzzino, agito bene la soluzione e con questa adesso andremo a pulire i mobili della mia camera da letto, perché questa è una soluzione per pulire tutte le superfici, vi lascia veramente un pulito splendente, lucido, ma anche profumato. In questo caso sono andata a prendere un panno di cotone pulito e quindi basta spruzzare la nostra soluzione su tutte le superfici e passare il panno pulito, non va risciacquato, lo dico per essere certa che viene ben capita la procedura. Spruzzo bene il prodotto ovunque e passo il mio panno. Guardate ragazzi la superficie com'è venuta pulita e splendente con questa soluzione, inoltre lascia un profumo veramente gradevole. Continuiamo le nostre pulizie, finisco di fare tutto il comò.
qua il mio comò è tornato lucido e splendente. Considerate ragazzi che questa è una combo perfetta, aceto e borotalco, cioè pulisce in maniera eccezionale e la pulizia è garantita. Guardate il comodino di mio marito quanto è sporco, pieno di polvere, sporcizie, vedete? Proprio parecchio sporco. Quindi spruzzo, prendo il mio panno e con una semplice, ma dico veramente semplice, passata si toglie ogni tipo di sporco, cioè superfici tornano splendenti in un attimo. Ed ecco qua, qui anche nel mio comodino, che anche questo è molto sporco, quindi procedo con la pulizia. Ed ecco qua ragazzi, anche in questo caso la superficie è tornata splendente e pulita. Bene, e anche questa soluzione ve l'ho mostrata, io sono entusiasta, lo so, sono ripetitiva, ma ve la consiglio tantissimo, aceto e borotalco per pulire tutti i tipi di superficie. Ora andiamo a vedere il terzo metodo di pulizia, sempre con l'utilizzo del borotalco. Cosa faremo? Andiamo di là. Ecco qui il terzo metodo, con il borotalco associato con un altro ingrediente che ora vi mostrerò, possiamo pulirci l'acciaio. Quindi in questo caso io andrò a lucidare il lavandino della cucina, sgrassare e a lucidare. Ora vi mostro che cosa faremo. Ho spremuto mezzo limone, vedete, ho messo mezzo limone. Adesso prendo il mio talco e lo vado a versare un pochino qui, fino a che non creerò una sorta di cremina. Quindi giriamo bene il tutto, ancora è parecchio liquido quindi devo metterne altro. Poi ragazzi, a me piace proprio tanto il profumo del borotalco, tantissimo, cioè lo adoro. Continuiamo. Ok, quando la cremina è diventata un po' più consistente, tipo questa, così, questa qui le andiamo direttamente a versare sulla nostra spugnetta da cucina da questo lato, quindi vado a versarla così per bene e adesso vado a passarla su tutto il lavandino. Adesso andiamo semplicemente ad asciugare. Ecco qua ragazzi, questo è il risultato: rubinetto splendente, acciaio lucido e pulito con una semplice passata di limone abbinato al borotalco, cioè splendente, splendente. Bene ragazzi e ragazze, a questo punto concludo il video. Spero che anche oggi vi abbia fornito dei trucchetti ulteriori per pulire le nostre case con facilità e soprattutto senza fatica, perché questa è la cosa
principale che mi viene richiesta: pulire casa senza fatica e con ingredienti semplici. Perciò vi ho mostrato i tre metodi di pulizia che si possono fare con il borotalco abbinato anche ad altri ingredienti. Se avete domande, scrivetemelo nei commenti. Come sempre, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo avete ancora fatto. Lasciatemi un like per sostenermi, che per me è importantissimo. Chi mi vuole seguire su Instagram e TikTok mi trova come FedericaSweet02. Ragazzi, ragazze, vi mando un bacione enorme. Trascorrete un buon fine settimana. Ci vediamo molto presto con un nuovo video e con nuove novità.